tipo tutti i solidi surface cosiddetti, nel bagno specialmente. Quindi era un progetto di rottura, no? E niente, e quindi a questo punto credo che non devo più parlare io, ma passo la parola a Fabio che ci racconta come ha cominciato, se trova questa vena di pazzia nel suo lavoro e se invece niente, noi siamo qua ad ascoltare, poi alla fine speriamo che ci siano domande da parte degli studenti e mi taccio e chiudo il microfono. Fabio, a te. Ok, grazie Ambrogio di questa presentazione. Fa sempre piacere quando uno ha una certa età sentire che qualcuno ancora apprezza quello che hai fatto, insomma, un po' e raccontare quello che uno ha fatto una volta i nostri nonni quando facevano le guerre. Anche perché questa che stiamo vivendo è un po' una guerra, no? Per cui invece raccontiamoci di quello che possiamo fare. In questa quello che abbiamo fatto e quello che possiamo fare. E questo un po' è il sunto forse di questo intervento, che io ringrazio tutti di assistere, spero di contribuire a qualche cosa, specialmente per i giovani, che ne abbiamo tanto bisogno, che i giovani cominciano a fare qualche cosa di importante. Ma chiesto come ha cominciato? Io ho cominciato e non pensavo assolutamente, non sapevo manco che era il design. Facevo il pilota militare, mi piaceva volare, ho cominciato a 17 anni prima della patente, se non che poi in aeronautica ho avuto un incidente, ma non con l'aereo non mi è mai successo niente. Ho smesso di volare pochi mesi fa, ma non è mai successo niente. Sono cascato da una scala, ecco, questo ho avuto qualche problema strutturale e di conseguenza mi sono dovuto riciclare. Pensando a quello che avevo fatto con i cantieri edili di mio padre, che mi faceva disegnare arredamenti, ho cominciato a pensare di fare arredatore. Dall'arredatore compravo, poi ho messo su un negozio per vendere mobili e mi sono chiesto: ma chi è che disegna questi mobili? Poi, in una gita in Scandinavia, dove a quel tempo si parlava di mobili svedesi o danesi. Sono andato a entrare in queste fabbriche e mi hanno fatto conoscere un personaggio che si chiamava designer, manco sapevo il termine inglese, e mi hanno detto: questo è designer. Poi a pranzo mi ha raccontato come si faceva. Dico: questa è un'idea. Sono ritornato e nel mio negozio ho cominciato a pensare a disegnare le cose con un laboratorio che avevo, disegnando oltre che arredamenti anche pezzi. Questi pezzi sono stati apprezzati, industrie locali hanno cominciato a vedere e mi hanno chiesto delle idee. Io le idee non ce l'ho, ma tutto sommato vengono visitando le aziende, parlando con le persone, eccetera. Poi un bel giorno è venuto anche Bernini, in quell'ambito lombardo dove la cultura del design era già nata da tempo, ma io non sapevo che cos'era, e comunque mi ha chiesto se avevo qualche idea. Come ripeto, idee non ce l'ho, però visitando l'azienda mi sono venute e sembra che Bernini, anche il mercato, l'abbia attrezzata, e questo un po' è stato il mio inizio della storia. E poi da lì sono nati un sacco di contatti, per un periodo mi hanno cercato un po' tutti, ma io sono fedele, ero fedele almeno a Bernini su quello che facevo. Poi dopo la cosa ha dilagato anche con aziende più o meno del centro Italia, come il gruppo Gozzini e tanti altri. Questo è stato un po' l'inizio della mia storia, che naturalmente si basava anche sulla capacità di disegnare le cose, perché io sono un perito industriale, ecco, non sono andato oltre perché a quel tempo non c'era neanche l'università, delle specializzazioni di design che ci sono adesso, dove tanti giovani stanno apprendendo il mestiere è molto interessante. Mi sono dovuto inventare un po' tutto, oltre che quello che i consigli che mi hanno dato, perché, ripeto, specialmente nel centro Italia era un mestiere del tutto sconosciuto. Neanche mio padre sapeva che cosa era il design, infatti pensava che io vivessi di espedienti facendomi dare
delle percentuali sui lavori. E mi disse: ma non è che stai ricattando, fanno dei pizzini a quella, delle cose con questa azienda? Dico: no, per carità. E insomma, da lì mi sono dato da fare. Naturalmente, forse la mia tecnica di preparazione di periodo industriale mi è servita anche per creare prodotti che siano fattibili con le tecnologie, ma pensando un po' più allargato al mercato, a tante altre cose. Insomma, piano piano ho capito. Ci è voluto un po' di tempo e mi piacerebbe far dire ai giovani che questo tempo occorre un po' per maturare, perché non è un mestiere facile, è un mestiere bellissimo, però non è facile, bisogna capire tante cose. E io, nella ricerca di cose da capire, ho lavorato un po' in tutti i settori, conoscendo un po' tecnologie varie, che poi ho travasato senza creare concorrenze da un'azienda a un'altra. E così è nata la mia storiella. Io ho selezionato un po' di idee, insomma, credo che siano arrivati, non dico a 700 prodotti, ma quasi, industriali che sono andati avanti, con più o meno successo. Alcuni stanno anche nei musei. Ogni tanto mi arriva qualche segnalazione di collezioni al museo a Filadelfia, a New York, in Cina, di qua e di là, insomma, no? Adesso vendono i miei prodotti come modernariato, ecco, questo mi fa sentire ancora più vecchio, come tante volte li fanno sentire i nipoti, insomma, no? Non so se posso presentare un po' di prodotti che ho fatto, tanto per essere credibile, non mi voglio vantare, ma tanto per essere credibile. No, però... Ho dimenticato una, scusa ti interrompo, ho dimenticato una, di dire una cosa agli studenti, che tu hai avuto anche un compasso d'oro alla carriera, che è il massimo riconoscimento, perché i compassi d'oro vengono dati ai progetti, il compasso d'oro alla carriera viene data alla storia di un progettista, quindi sei una persona che è importante, ecco, che nel mondo del design, perché i compassi d'oro alla carriera non sono neanche quelli così tanti nella storia dell'ADI, ma rappresentano un riconoscimento molto bello e molto importante. Credo che l'hai avuto 6 anni fa o 4 o 6 anni fa, non mi ricordo più. Comunque ero presente, eravamo in palazzo della prefettura, lì di fianco a Corso Monforte, se mi ricordo giusto. Vabbè, comunque questo è solo per raccontare un po' quello che tu sei. Sono stato onoratissimo di questa... tutto pensavo meno che arrivare a questo riconoscimento, che grazie all'ADI, questa stupenda associazione internazionale che è conosciuta anche all'estero molto bene, molto apprezzata, e essere riconosciuto con questo compasso è naturalmente il coronamento di una vita fatta di prodotti, di creatività, di incontri da tutte le parti. Ho avuto contatti in Australia, insomma, un po' da tutte le parti, e insomma, ecco, questo mi ha fatto molto piacere, che conservo come una reliquia da qualche parte questo compasso d'oro. Bene, faccio vedere un po' di immagini e le faccio vedere velocemente, perché non avevo selezionato un po'. Questo è cominciato appunto tantissimi anni fa, negli anni 60, come ho detto, come riciclaggio. Questo è un po' di prodotti che appunto io ho fatto con aziende anche locali, lavorando sul il cristallo, sul banao e tante altre cose. Faccio velocemente questa carrellata, perché se comincio a spiegare ogni prodotto come è nato non finiamo più. Ecco, questi sono... Avevo anche un centro... un'esposizione dei miei prodotti, questo era al centro di Roma, e poi delle cose lavorate in acrilico per aziende delle marche, tavoli da gioco, carrelli, mobili componibili, queste storielle qui. Se qualcuno vuole chiedere qualche cosa, poi alla fine di questa presentazione sono sempre disposto a dare spiegazioni e consigli a tutti quelli che me lo chiedo. Andiamo avanti. Questi sono i mobili che io feci per Bernini, no? Ecco, una scrivania a 270 gradi che l'ho fatta per un'azienda che faceva vendeva azioni, eccetera. Poi
Berberini, per Ellis. Ripeto, non spiego ogni prodotto perché non arriviamo a un top. Vorrei fare una carrellata perché sono delle immagini di provocazione o di cose fatte. Ecco, questa è per un'Ellis, un'azienda si chiamava Ellis che stava a Brescia, di mobili componibili. Ecco, quel tavolo che si vede qui sulla sinistra era perché si basava sul concetto che ogni persona occupa uno spazio ben definito e creando una serie di moduli a secondo delle persone si possono creare tavoli all'infinito. Ecco, ma vabbè. E così andiamo, vado avanti. Questi sono, ecco, uno scrittoio in poliuretano che è venuto fuori da un incontro con la Bayer, tutte cassetti e sempre per queste liste di Brescia, con tavoli, che quello è una toilette. Poi cucine al centro della stanza, o cucine o cappe, quelle che vedete, idee di cucine così. Poi sì. Questi sono i primi prodotti della Teoco che ho fatto, i primi disegni. La cosa è venuta fuori perché Virgilio Guzzini, lui produceva qui a Pomezia delle lastre in acrilico che servivano per fare illuminazione, ecco, per fare le scritte o per altre piccole cose. Se non che poi un bel giorno mi hanno telefonato da parte di Virgilio dicendo: ma tu conosci perché non ci puoi disegnare qualche cosa per impiegare queste lastre che non sia solamente illuminazione? A sto punto io dico: lasciami pensare, ricordando una cosa che un catino che ho visto a Londra fatto in materiale plastico, era in ABS quella, ho cominciato a disegnare queste cose, indubbiamente costosa all'inizio, anche perché bisognava conoscere la tecnologia, ma lì mi sono impegnato anche perché disegnavo lampade per loro, per cui conoscevo la tecnica del sottovuoto, dell'acrilico, eccetera, e ho disegnato questa roba, che aveva tutta una mia filosofia, cioè creando prodotti che ho già accessoriati, invece di mettere accessori da qua e da là, facevano parte del prodotto, e poi con tutte le funzioni incorporate. Questo, ecco, quella sinistra era per la Bayer come prodotto, così, da un tavolo a pedali che veniva dalla cucina, una serie di pedali, e si agganciavano a quella colonna centrale che all'interno conteneva tutte quelle poltrone, poi ecco carrelli, lampade sferiche in modo che potevano orientare la luce dove uno voleva e regolare il fuoco, pezzi a iniezione, poi lampade da giardino come questo lampione che avevo fatto, è tutto in poliuretano, per cui in Baidur della Bayer. Questa è stata un'avventura perché a un certo punto, quando si è chiuso il canale di Suez, parlo negli anni 70, la plastica andava a prezzi incredibili proprio perché non c'era rifornimento di petrolio. E allora ho pensato di fare qualche altra cosa con un materiale diverso, la ricerca di nuovi materiali. Parlando con Nervi, il grande Nervi, mi disse: ma perché non fai dei mobili? Anzi, lo sono andato a cercare io perché faceva barca in cemento. Dico: io vorrei fare dei mobili in cemento, ma cemento e resina. Dico: come ha fatto lei, professore? E allora mi disse: ah, bene. Questa è una bella idea, e senti, sai che ti consiglio di andare dai miei amici all'Eternit, che loro fanno le cose in cemento con questa fibra di absesto. Sono andato e ho cominciato a disegnare queste cose, erano già pronte per la triennale quando uscirò fuori l'articolo che questo materiale era cancerogeno, per cui ho chiuso tutto e riportato tutto via dalla triennale di Milano. Poi ecco queste poltrone, divani, lampade per la Frau, per tante altre persone. Sleeping System oggi. Per la Sleeping System, insomma, queste poltrone che stanno sotto, già con degli apparati di diffusione sonora incorporati all'interno, eccetera. Questi sono dei letti che sono. Questi letti me li stanno ricercando i collezionisti.
mi chiedono se ancora queste cose esistono, se sono state copiate, se esisto ancora io, io facendo un po' qualche scongiuro, ancora esisto, ecco, che si trasformano, ecco, quel letto di sopra a tollo per la stripping system si trasforma in quello sotto, ecco. Oppure per la Fravo un ufficio senza carta, per cui con tutte poltrone e con la possibilità di gestire dei schermi dove ogni professionista faceva vedere il proprio lavoro, tutti i progetti fatti prima del 2000. Questo è un letto che ho fatto per la Fravo, dopo un discorso che ho fatto con il mio amico che è il dirigente della Fravo, parlando una sera se si poteva fare un letto, sai, noi uomini a volte scherziamo pure su certi argomenti, un letto che sia più idoneo a fare l'amore, a sto punto ho detto alto, fermiamoci, facciamo una cosa un po' più seria, e ho fatto questo letto insieme alla mia collaboratrice Giovanna, tutto elettronico, gestito da tutta una serie di operazioni, riscaldamento autonomo, materasso che si adegua alla fisiologia della persona, schermi che vengono dal soffitto, dietro un frigo con una bottiglia di champagne con due bicchieri, insomma, ecco, tutte queste cose qui, li risveglio la mattina con un sole proiettato sul fondo e con una musica soave, con profumo di piante tropicali, ecco, tutte queste storielle qui, era un computer che gestiva tutto. Andiamo avanti, questa che è una pagina che... Questo è un po' un bagno che nel 2000, che sono due cellule che si stampate, una al soffitto e uno sotto, che si trasforma a comando vocale, questo sempre nel 2000, come uno entra ti dà l'oroscopo del giorno e poi ti mette la luce o il servizio che ti interessa, e dentro c'è una palestra, ti può creare, comando vocale si trasforma da sauna, bagno turco a sauna finlandese, con tutta una serie, ecco, per l'abbronzatura, per tante altre funzioni. Ci vorrebbe un'ora per spiegare solamente tutte le funzioni di questo qui. Sono fatto con un unico esemplare per Milano, ecco, per una mostra a Milano. Lo avanti. Vogliamo far rivedere meglio, visto che era... Beh, è lungo, andiamo avanti, poi casomai... Okay. Questo, ecco, per mobilità, è un camper che sia attrezzabile a secondo l'uso. Il tetto, per esempio, è una barca, il modulo posteriore è ottimizzato a secondo se uno vuole andare in Africa o vuole andare al Polo Nord, un fuoristrada con un lettino sul tetto completo di cucina e bagno, biciclette a pedalata assistita già da quel tempo con la copertura. Spiega la scocca. Se qualcuno mi vuole interrompere perché chiacchiano poco, troppo, non lo dica. Vabbè, vado avanti. Vuoi spiegare la scocca della bicicletta? No, va bene, è troppo lunga tutta la storia. Questo sono il campo delle barche, fatto delle barche fino a 48 metri, come vedete sopra, barche con turbine, con idrogetti e turbine da elicottero. Quella sotto a sinistra è la mia barca che mi sono progettato e costruito negli anni 70, poi nell'80 l'ho variata. Questo è costruito sabato e domenica in un prato vicino a Roma, è lunga 17 metri. Di chi è un trimarano? È un trimarano, come si vede, che appunto nei primi 80 sono andato in giro fino in oceano, girando per un anno e due mesi, per ritrovare me stesso, così si dice a una certa età. Poi in mezzo all'oceano Atlantico ho detto che io mi ritrovo tanto bene con quelle cause che c'era in Italia, per cui sono ritornato indietro, ripeto, dopo un anno e due mesi ho ripreso la mia attività. Poi è stata un'avventura che comunque mi è servita per ammirare anche la natura in tutte le sue bellezze, gli uccelli, i pesci e tante altre cose
ma anche per capire me stesso. Virgilio Cuzzini una volta è venuto sul Trimarano perché io l'ho chiamato Teoco, visto che l'ho fatta con le royalty della Teoco. Ecco, queste, nel 95 ho fatto queste macchinette elettriche, questi scooter elettrici con lo scambiatore di batterie. È uno scambiatore automatico di batterie che quando la batteria è esaurita si avvicina a quello scambiatore, sente che la batteria è scarica e nel carosello di ricarica inserisce delle batterie cariche all'interno dello scooter, che può essere a tre ruote come i modelli che ho fatto prima oppure a quattro ruote che sono questi. Ne ho fatti anche i prototipi del mio laboratorio, che sono questi, che è uno scooter. Uno è un taxi e l'altro lo scooter che ho presentato a Campidoglio e Rutelli, quello vedete lì nel 95, però a quel tempo mi hanno detto ma l'elettricità non andrà mai perché ha poca autonomia, ma chi te lo fa fare, ma lascia perdere, insomma questi sono sempre i commenti che spesso ho ricevuto. Però tutto sommato vedo che poi ha avuto del proseguo questa cosa qui. Questi sono i caschi antivalanghe che si mandano dei segnali, ma anche degli airbag per chi rimane sotto le valanghe oppure delle sedie da fitness. Queste sono delle attrezzature per fitness o per lo stretching, per un'azienda che stava qui, che sta nelle Marche, sì. Ripeto, ci vorrebbe ogni prodotto spiegare un po' il perché. Ecco, quella sotto in basso, per esempio, è un elemento del recumbent, del fitness a pedali, che genera elettricità per far accendere quel televisore che sta sopra con dei programmi di fitness, secondo come uno è. Poi ecco quella di sopra delle poltrone per cromoterapia, per abbronzanti, eccetera. Di questo c'erano tutte, ognuno c'è una famiglia lunghissima, questi sono degli esemplari della serie. Prodotti per la Teoco che ne ho fatto in ceramiche diverse, un po' di tutti i tipi, ecco queste cose qui. Dei WC che si alzano e si abbassano con un pistone idraulico, prelevato dalla rete idraulica corrente, che si adatta alla persona. Andiamo avanti. Delle doccette, alcune fatte con Giovanna Dalocci, per la Teoco, con tutto il termometro sopra, che si orientano e che c'hanno delle pasticche dentro profumate che fanno massaggi. Vasche per la Teoco, alcune sono state presentate a Brisbane in occasione dell'Expo. Con questo elemento trasparente, perché da subacqueo ho scoperto che poi il corpo umano si rimodella, e allora dico perché non fare una visione trasparente di quello che succede sott'acqua. E la prima è stata quella che è stata esposta, e quella sotto è quella dei prodotti in serie. Poi delle vasche per due, perché tanto alte in due ci si fa compagnia per l'idromassaggio, e quella sotto è quella che è stata esposta a Filadelfia, al museo di design a Filadelfia. Quella rossa. Quella rossa, sì. E queste sono vasche sempre per la Teoco, con la palestra dentro il bagno e tante altre cose, mini piscine, che a quel tempo mi hanno criticato per queste piscine, che sono per 4-5 persone, pensando che io volessi fare cose strane in piscina. In realtà l'ho vista in America, in California, che usavano queste mini piscine. Ripeto, parlo degli anni 70-80, ecco, per cui a quel tempo non esisteva la famosa piscina idromassaggio. Andiamo avanti, sempre delle vasche in cristallo, ancora andiamo avanti. Vasche, gazebbi per vasche normali. Quella sotto è una vasca da parto, perché l'ho fatta per far vedere un po' come me l'hanno chiesto, fra l'altro, l'Università di Ancona, per come partorisce una persona aiutato dal marito che sta lì dietro nel momento della nascita, proprio con delle riprese video. Andiamo avanti.
ecco, queste vasche da bagno con l'infotrenaggio, con alcune, ecco, con lo sportello che arriva fino giù per entrare meglio, ma è a stagno, che poi mi hanno copiato moltissime queste roba qui in tutti, dappertutto. Questi sono, ecco, aerei e granoplani che lavorano in effetto superficie. Quello sotto in basso è l'aereo del Presidente della Repubblica che io feci, che poi è stato bloccato perché era scoppiata la guerra del Golfo, per cui l'hanno trasformato in tanker. E quelli sopra, modelli dei granoplani, occhiali, eccetera. Andiamo, andiamo. Questo è il biennio che ho fatto nel 2008, quando ho cominciato un po' la crisi economica, avevo accumulato un bel po' di royalty, dico adesso faccio l'oggetto che mi piace a me. E da pilota mi sono costruito questo aereo anfibio nel mio laboratorio, che è un bimotore, era nato come ibrido, e adesso lo vorrei trasformare in tutto elettrico, ma era nato già come ibrido, però non ho messo due motori perché a quel tempo le batterie e il litio polimero scoppiavano. Però sotto il mio laboratorio, e ho seguito in questo progetto un po' l'indicazione di Marcel Dassault, che ha affermato che gli aerei belli volano pure bene. Io ho cercato di farlo bello e questo aereo vola molto bene, meglio di quanto mi aspettavo. Sto cercando qualcuno che lo possa produrre in serie. Andiamo avanti. Questa è una fabbrica trasformata, una vecchia ferriera demolita e ricostruita per un'azienda ad Ascoli Piceno. Questo è uno scherzo che io ho fatto per fare il ponte di Messina. Invece che un ponte sospeso, ho fatto una serie di isole galleggianti fatte in cemento con delle sovrastrutture di accoglienza, ristoranti, eccetera, e sotto c'erano dei tunnel, naturalmente deve essere un po' snodati per le vie delle correnti, ma che gelano sotto anche correnti di marea, perché lo stretto di Messina c'ha molte correnti, ma ha fatto vedere gli amici giù a Reggio Calabria. Andiamo avanti. Questi sono suggerimenti, perché tutte queste idee possono essere che io presenterò ad uso e consumo di amici. Avanti, questa è mia figlia Mela, con la quale sto disegnando nuove cose. E adesso vi vorrei far vedere una serie di nuove cose. Ecco, case prefabbricate, tutto orientate a nord con tutti i pannelli solari, tutte autosufficienti sul piano energetico, che si trasformano dal giorno alla notte, a seconda dell'uso. Sono delle cellule abitative da 25 a 50 metri quadrati al massimo, che si trasforma in tutti i pannelli dove uno può contattare tutto il mondo come uno vuole, sopra delle superfici per atterrare con le auto volanti oppure con i generatori eolici, tutta la storiella lunga. Andiamo avanti. Generatori eolici, sfruttando un po' alcune mie conoscenze di aerodinamica, verticali, orientabili a seconda del vento, con delle luci LED. Questo sono il ponte, quando è caduto il ponte di Genova. A sto punto noi designer troviamo sempre degli spunti. Perché è caduto il ponte di Genova? Perché non si fanno le cose che pesano per portare poi le strutture, più che altro il loro peso, non quello che viene trasportato. Allora a questo punto pensavo di farlo in maniera diversa, per esempio facendo dei ponti in resina poliedrica, in vetro resina, che sono molto leggeri, resistenti alla corrosione, fattibili prefabbricati e montati solamente in luogo, molto leggeri e molto resistenti anche dal punto di vista aerodinamico, delle fioriere da balcone o delle serre autosufficienti sul piano energetico, gestite da un computer che ne regola temperatura e umidità, ma anche sui balconi, sempre gestite elettronicamente con dei LED per essere illuminate di notte, arredo urbano con delle piante che assorbono l'inquinamento atmosferico e danno anche indicazioni, posatoi per uccelli, illuminazioni, informazioni stradali e tante altre cose, gelaterie. Avanti, sì. Ecco, questa è una serie di elementi mobili per mobilità, macchine anfibie, perché con questi allagamenti tutto sommato le macchine anfibie non sarebbero male, dei mezzi per piccole consegne urbane completamente automatici sulla guida, vengono
girano per le strade in modo automatico come i nuovi sistemi. Un disco per Uber, che per un convertiplano che io ho fatto, perché sto lavorando adesso su questo disco volante, che lavora non come gli elicotteri ma con due rotori controllanti per evitare la coppia, decolla in verticale, al centro è tutto vuoto, con una cabina per 4-5 persone per un diametro di 8 metri. Potrebbe funzionare. Macchine che si allungano a seconda dell'uso, da piccola si allunga, diventa 4 posti o 6 posti. Balneazione, ecco, questo è il nuovo, far vedere al mondo del turismo, quando vengono in Italia, che anche sulle nostre spiagge bellissime si possono fare, si può fare del design con generatori, con pannelli fotovoltaici, con dei giochi d'acqua, e cabine che si montano facilmente ma si smontano altrettanto facilmente per il rigore invernale, giochi per i bambini e tutte queste cose qui. Per il tempo libero, aerei a decollo verticale, presento queste aerei perché è un po' la mia passione. Poi se qualcuno vuole informazioni su questi progetti ne posso spiegare. Quello sotto, ecco, sono le immagini del mio laboratorio con i due scooter che ho fatto, ma anche con un aereo radiocomandato, che in questo caso è la riproduzione del Tornado, e che è radiocomandato, va a 180 km all'ora con una turbina dentro, un turboreattore. Ho fatto già le prove, vola pure questo benissimo, ma il progetto è il Tornado, è solamente riprodotto. Poi barche di tutti i tipi, sto cercando di vedere, o almeno ho cercato già, queste sono già vecchie cose, un modo di andare sull'acqua in modo diverso, dagli granoplani agli aerei che barche si trasformano, a vela a paracadute, ai granoplani, a tante altre cose, ecco, che a navette in effetto superficie, aerodinamiche. Questa è la barca per agnelli, quella al centro, che ho fatto per l'avvocato prima che morisse, dove all'interno si potesse ricoverato la sua barca a vela, abbattendo l'albero, entra dentro e si alza il fondo della barca che è dentro contenuta, insomma. Gli ho fatta vedere, ha detto che ci voleva troppo tempo per realizzarla, comunque è andata lì, ma ho studiato tutti i particolari, come si abbattono gli alberi delle barche. Sempre case prefabbricate componibili per emergenze, delle macchine anfibie per uso delle per soccorrere le persone in mare in caso di emergenze, che lavorano anche sul fango dappertutto. E quello che sia in alto a sinistra sono dei robot comandati a secondo del calore, che si scaldano con l'incendio e spruzzano acqua e altri per spegnere le fiamme o per tagliare gli alberi che stanno cadendo. Sono dei robot antincendio che funzionano a vapore, proprio perché si surriscaldano e diventano una caldaia, in modo che possono creare energia per camminare e per tagliare gli alberi. Questo è l'ultimo che io sto facendo, ma questi giorni è fermo. Una teleferica turistica che gira per i castelli romani, nei siti archeologici. Questi sono i robot. I droni. Dei droni di tutti i tipi, anfibi, a decollo verticale, console per pilotaggio, degli aerei, dei droni. E poi questi sono dei libri, dei appunti che mi sono fatto in questi giorni di pandemia, in questo tempo di pandemia, per prendere appunti per i giovani che vogliono un po' prendere alcune idee, che sono delle provocazioni più che delle idee, per far sì che i giovani possano, ugualmente prendendo questi, evolverli e fare il loro uso come vogliono. Insomma, bisogna fare qualche cosa, adesso è importante. Ok, chiudo la mia cosa. Non so se sono stato troppo lungo, prolisso o quello che sia.
criticarmi, io sono pronto per le critiche. Ho vissuto le critiche e proseguo. Mi è piaciuto tantissimo quando hai detto nel tempo libero ho fatto il modello di aereo. Io vorrei sapere qual è il tempo libero con tutta la produzione giorno notte. Nel tempo libero ho fatto questo, è fantastico. Bene, io solleciterei veramente gli studenti a chiedere a questo designer così eclettico, così veramente che ispira, quando si dice il designer è un mestiere creativo. Ecco, la creatività direi di Fabio Lenci è veramente a 360 gradi, perché spazia in tutto ciò che è l'invenzione, l'innovazione. Vedo già che ci sono delle domande. Bene, mani alzate, pronti. Allora, chi ha le mani alzate? Vedo. Pier Francesco Asuni, eccolo qua, dov'è? Telecamera. Le volevo chiedere... Fatti vedere, Pier Francesco. Sì. Eccomi. Eccolo. Allora, le volevo chiedere, data l'infinità di progetti che ha realizzato e che a tratti paiono quasi rivoluzionaria, perché ci ha parlato di oggetti che come auto elettriche che hanno ideate prima che fossero comuni come oggi, le volevo chiedere se ha mai percepito che quello che ha realizzato stesse cambiando il mondo che la circondava, e come ha percepito tutto questo e che sensazioni ha provato. Ma le idee vengono fuori osservando quello che già è stato fatto, ma tenendo delle antenne verso il mondo che sarà, non quello, perché quello di oggi è quello che è stato fatto e oggi è già un giorno passato. Dagli indicatori dell'evoluzione sociale, tecnologica, dei cambiamenti che stanno avvenendo, climatici, migrazioni di ogni tipo, l'evoluzione elettronica, che è una cosa che è fondamentale in questo periodo che io credo che sia una nuova era. Ci sono tanti di quei spunti per vedere il nostro futuro, quello che sarà il vostro futuro, perché il mio è già programmato bene, meno male, non so se bene o male, ma insomma, per voi che dovreste solamente cercare di vedere quello che non c'è adesso, ma delle tracce che oggi ci sono degli indicatori da vedere nelle fiere, in quello che sta succedendo. Non criticare solamente quello che è fatto, ma vedere quello che potrà essere fatto dopo, in un mondo che, ripeto, che verrà. E ci abbiamo tutti gli indicatori a portata di mano, tutti. Basta vederli, basta osservarli, avere grande spirito di osservazione e cercare di capire come si possono cambiare e migliorare. Questo sì. Grazie mille. Direi che la presentazione di Fabio ci fa capire come il mestiere del designer sia un mestiere sempre online, no? Quindi vuol dire che il cervello è sempre acceso. Tutto quello che noi facciamo, viviamo, ogni momento della giornata, da qualunque cosa si può trarre spunto per trasformarlo in qualche cos'altro. Quindi cross-fertilization è una delle parole chiavi che viene fuori tantissimo nella produzione di un designer, che dalle vasche da bagno alle imbarcazioni, agli aeroplani, agli scooter, ai mezzi di trasporto, all'arredamento, e con diversi materiali ha trovato la flessibilità per riuscire a esprimere dell'innovazione. Quindi oggi c'è la tendenza, direi, a settorializzare un po' le cose, no? Quindi c'è il designer che fa grafica, c'è il designer che fa comunicazione, c'è il designer che fa prodotto, c'è il designer che fa furniture design, quello che fa allestimento. Nella realtà, ecco, la testimonianza splendida di Fabio è questa capacità di essere un designer a 360 gradi, cioè il designer non si spaventa in fondo di fronte a nessuna sfida. Dalla rivalorizzazione di una fabbrica industriale, che è una vera e propria architettura, fino al disegno dell'oggetto più piccolo
che possa muoversi per autopropulsione, possa essere indossato, possa diventare un mobile su cui ci si appoggia, ci si siede, contiene delle cose, tutto è design in questo senso. La saggezza delle persone, diciamo, che hanno vissuto prima di noi, io ricordo mio nonno, mi diceva, dice, ah bravo, 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 fio, perché era milanese. Bravo, tanto tutto si disegna, dalle stringhe, dalle scarpe, agli aeroplani, si disegna tutto, bravo Fio. Allora, effettivamente questa è la dimostrazione vivente, cioè Fabio dal cemento all'acrilico, al cristallo, al legno, al composito, ha usato ogni cosa per ogni applicazione, riuscendo a trovare ispirazione sia dalla destinazione d'uso, e sia dal materiale stesso, cioè certi materiali ispirano determinate forme, ispirano determinate soluzioni, perché attraverso quelle forme e quelle soluzioni si valorizza la potenzialità che il materiale può offrire. Butto lì questo sasso. Fabio, cosa ci dici di questo rapporto fra forma e materiale? Ma viene di conseguenza, cioè adesso volevo dare così un po' l'esempio di come tante volte nascono le idee e vengono fuori i prodotti. Succede un qualche cosa, ecco, rampe del ponte di Genova, visto che questa è l'università di Genova, i giornalisti cominciano a fare l'articolo dicendo, mettendo con enfasi quello che è successo, la gravità della situazione, per carità, tutte le persone morte, di cui anch'io partecipo al dolore. Però oltre che questo dolore, penso, che si può fare perché questo non avvenga più? Quali sono i materiali più idonei per fare questa cosa? È giusto il cemento armato, che purtroppo è un materiale che è pesantissimo e con le vibrazioni del transito dei vari automezzi potrebbe creare delle crepe nel quale si infiltra acqua e questo crea delle ossidazioni sulle strutture portanti che sono i ferri che sono dentro, gli acciai che sono dentro. Allora cambiamo materiale, vediamo dove si può lavorare con i materiali attuali. Allora vado alla ricerca del materiale più idoneo, più leggero, più resistente, più fattibile, più trasformabile nel tempo, che possa essere idoneo per tutte quante le variazioni atmosferiche, i venti, la salsedine, tutte queste cose qui. Ecco, e lì si va alla ricerca del materiale più idoneo. Dopodiché, conosce garaggio, si mettono insieme e si creano delle forme. Dove lì il design, che secondo me dovrebbe essere non più il design di una volta che faceva l'oggetto bello per pochi eletti, ma un meno uno che fa parte di un team, un soggetto che fa parte di un team di esperti, dove ci sono, oltre che il design, che forse è un po' più creativo del gruppo rispetto a ingegneri che sono elettronici, meccanici, elettrotecnici, strutturisti, eccetera. Ma deve essere un team oggi. Io non credo che oggi si possa fare più il design del solitario, che uno crea prodotti particolari. Oggi bisogna fare dei prodotti molto più complessi, come dicevo prima, più adatti a questi tempi, con la ricerca dei materiali più idonei. Ce ne stanno tanti che ne stanno venendo. Basta andare a cercare per dove servono e metterli dove servono, i materiali più giusti, tutto qui. Davide Silvestri. Ah, ecco, lasciamo. Mi accendo se funziona, sì. Buongiorno, avevo due riflessioni. Intanto la prima, quando ho fatto vedere il disegno di quella funivia, o comunque anche il ponte, il suo riferimento al ponte sotto di Messina, ho pensato a un disegno di Sozzas che poi sono andato a recuperare, a curiosare, e diciamo, secondo me c'è qualcosa di coerente con quello. E poi avevo una domanda, anche se secondo me è sempre difficile da definire, quanto c'è di futurismo nei suoi disegni? Cioè, il futurismo comunque come stili, come manifesto, secondo me è sempre un po' complicato riuscire a definirsi, però non lo so, io ci ho visto qualcosa in comune, mi chiedevo se ci fosse o fosse solo la mia vision. Bisogna, ecco, per essere dei creativi, vivere il futuro. Bisogna immaginarsi quello che sarà il futuro, no? In questa cosa qui. Come ho già detto, per cui
uno può essere anche considerato un visionario, va benissimo. Io adesso cerco di leggerle, di scrivere così, giusto per tenere allenata la mia memoria, perché un professore gerontologo mi ha detto: tutto sommato fisicamente ancora stai bene, però per conservare ancora la tua mente e i tuoi muscoli bisogna che ti tieni allenato. E allora, per tenermi allenato nel cervello, per non cadere a pesare sugli altri, a questo punto comincerò a pensare quello che si può fare. E sto cercando di vivere in quel futuro dove io non ci sarò, ma ci saranno delle persone. Che potrebbe essere questo futuro? Essere un visionario certe volte fa bene. Fa bene perché ti fanno venire un sacco di idee, ma l'idea che possono essere applicate da tanti altri, dalle persone che le raccolgono. Purtroppo noi italiani viviamo in modo, cioè abbiamo un carattere particolare, io sono io e tu non sei nessuno. Invece bisogna raccogliere idee di tutti, di quelle più giuste, metterle insieme e cercare di veramente di creare un mondo più vivibile, migliore sotto tutti i punti di vista. Questo è il mio pensiero, poi non lo so se sia demagogico o quello che sia, va bene, ok? No, d'altronde, scusate se intervengo, ma mi sembra che il design sia proprio, cioè noi disegniamo per un mondo che non sappiamo quale sarà, perché sappiamo benissimo che, per la nostra esperienza, che da quando tu ti metti su un pezzo di carta a disegnare un oggetto e al momento in cui entrerà in produzione passeranno come minimo 2 anni, proprio quando si va, quando si è fortunati. Io ho avuto progetti che sono andati avanti 4-5 anni, quindi tu hai disegnato per un mondo che è già cambiato, quindi sì, devi essere per forza visionario, no? nella tua progettazione. Mi sembra una cosa, è giusto, è così, no? Cioè noi non sappiamo come sarà quello che il mondo in cui il nostro oggetto entrerà, no? Perché guarda come è cambiato il mondo con la pandemia. Chi pensava 2 anni fa che ci sarebbe arrivata sul capo e collo una roba di questo genere, che cambierà anche i progetti, perché i progetti cambieranno così come è cambiata, così come sta cambiando la nostra vita di tutti i giorni, ed è molto importante. Poi l'altra cosa che volevo dire e che mi sembra importante della tua presentazione è questa visione e questa capacità di vedere cose che non c'erano, no? Cioè mi ha impressionato un progetto sull'ufficio senza la carta, no? Che è quello che viviamo adesso, no? Cioè ho cominciato a fare il design quando c'erano i parallelografi, non c'erano neanche, cioè c'erano già i tecnigrafi, ma non tutti li usavano. Comunque il tecnigrafo era già uno strumento, poi sono arrivati i computer, però quando tu avevi il tecnigrafo, la carta da lucido, i disegni sul tavolo a fianco, un sacco di carta, forse si buttava via un sacco di carta, però adesso quando io parlo con i miei colleghi che hanno figli che lavorano nell'ufficio, loro dicono: io tutte le cose le stampo, mio figlio non stampa niente, è tutto nel computer, quindi se il giorno che il computer si rompe lui rimane, sì, ci sarà poi il sistema di backup e tutte le balle lì, però è cambiato tutto, no? È cambiato tutto, no? Noi non potevamo immaginare 20 anni fa che adesso ci saremmo parlati così, come stiamo facendo adesso, no? Cioè, è una cosa che, un'altra cosa che mi ha impressionato, beh, a parte le vasche che ho citato io all'inizio, che anche quelle erano visionarie, no? Perché il metacrilato appunto era un materiale assolutamente non utilizzato nel settore del bagno e tu hai pensato di disegnare delle cose, no? Con la tecnologia giusta, quindi la conoscenza della tecnologia, tutte queste cose qui sono cose molto importanti nel nostro mestiere. Sì, ma vedi, ecco, per questo che io ho scelto, e lo consiglierei a molti, di lavorare in tutti i settori possibili. A me quelle che mi hanno più stimolato sono i settori che non conoscevo. Quando mi hanno pensato, perché mi hanno chiesto tante volte appunto: ma lei ha qualche idea per me, per noi, qualche azienda che veniva fuori magari prima che già in crisi? Io non ho, come ho detto, idee, ma secondo me bisogna in qualche modo
cercare di vedere, lavorando in più settori, le tecnologie che usa un certo settore, trasportarle in un altro. Dopodiché, quando uno conosce tutti questi, più che ne può conoscere, è facile fare un progetto. Ma se uno si fossilizza solamente su un settore, si blocca lì e non riesce a vedere di lato che magari la soluzione per la sua idea c'era. Capito? Bisogna lavorare a 360 gradi, sotto tutti i punti, in tutti i settori possibili. E questo aiuta molto la curiosità, la voglia di fare, che fra l'altro bisogna anche farle le cose. E secondo me molte persone che sono dei teorici dovrebbero anche farle le cose. Così si rendono, perché la manualità certe volte aiuta il cervello a creare cose che siano fattibili, ecco, che non siano solamente campate in aria. Questa è proprio una lezione che dobbiamo fare nostra, perché c'è proprio la tendenza, se vogliamo, e questo faccio anche un po' mea culpa del mondo universitario, a teorizzare tutti gli aspetti, anche se nella realtà il motto, diciamo, del nostro corso di studi è imparare facendo, quindi è proprio imparare facendo, è proprio la chiave con la quale, direi, il design ha ancora questo approccio un po' da bottega, no? La bottega rinascimentale, quindi si impara facendo, si impara copiando. Noi, diciamo, in questo mondo dove facciamo palestra all'università, evidentemente nei laboratori diamo dei temi, per cui c'è un aspetto che è l'aspetto sicuramente l'innovazione, ma verrà dopo che hai imparato il mestiere. Quindi all'inizio impari vedendo la sedia oggettivamente come è fatta, da Toné a Breuer eccetera, e ancora oggi ha tante cose da insegnarci. Dopodiché sicuramente verrà la sedia del terzo millennio, in modo, però a un certo punto il corpo umano, la fisiologia, l'esigenza di dover rispondere a determinati requisiti di progetto, questi cambiano perché cambia l'intorno, però si devono sempre interfacciare con l'ergonomia del corpo umano, eccetera. Quindi ci sono aspetti che facendo diventano metabolizzati all'interno del nostro sapere, cioè in qualche modo il disegno, anche il disegno a mano, io personalmente vengo molto da quella tradizione, anche se sono un insegnante di design, quindi di progettazione, ritengo che il designer progettista, che in qualche modo sa tenere in mano una matita e sa esprimersi con uno schizzo in un'idea tridimensionale o magari quadridimensionale, perché qualcosa che magari cambia col tempo, si evolve, ha dei cinematismi, cose che si spostano, è un designer che ha una marcia in più, perché la matita aiuta a pensare. Quindi la matita è uno strumento non soltanto per rappresentare un'idea compiuta, ma anche per compiere il passaggio creativo. Attraverso diversi schizzi si fanno delle verifiche mentali sulle possibilità di trovare la soluzione migliore a un problema, e quindi il progetto si evolve fino a trovare la sua forma più appropriata, che, sapendo bene come il design sia in realtà una disciplina che applica poi la serialità della riproduzione, tante volte quando si arriva al prototipo, ancora il prototipo ha ancora dei difetti d'origine, viene ancora affinato, e poi quando oggettivamente l'oggetto diventa varato in serie diventa risolto in tutti i suoi aspetti, anche funzionali, anche dell'uso. Certamente oggi, grazie alle tecnologie che riescono ad associare la creatività, perché la creatività è sempre un aspetto analogico, cioè è sempre un aspetto che si rifà all'uomo, alla nostra fantasia nel saper prevedere. Il computer mette insieme degli algoritmi dati da calcoli che sono preassegnati, quindi in qualche modo il computer non ha inventiva, ha la capacità splendida di riuscire a realizzare, determinare delle soluzioni date, ma c'era già precaricate in memoria in qualche modo, mette insieme gli elementi e dice: il risultato è questo. Quindi non aspettiamoci, lo dico più agli studenti, ma lo dico vedendo l'espressione sorniona di Fabio, no?
non aspettiamoci che il computer sia lui a risolvere i nostri problemi. Noi dobbiamo sempre essere gli elementi risolutori. Il computer sarà una macchina formidabile che ci aiuterà a controllare i processi, a fare meno errori quando si va in esecuzione, perché potremo controllare le dimensioni, potremo controllare anche il manufacturing attraverso la stampa 3D, digitale, eccetera, e quindi la prototipazione, però l'innovazione, l'ideazione verrà sempre fuori dalla nostra mentalità, dalla nostra fantasia, dal nostro saper vedere al di là della siepe, vedere il domani, prevedere il domani. E questo in tutti i campi del design, quindi campo del product design, che è quello che abbiamo visto oggi, ma anche nella comunicazione, anche nell'evento, negli allestimenti, tutto è innovazione che passa attraverso la nostra fantasia. Quindi la fantasia però come si alimenta? Si alimenta con un fare continuo, quindi facendo continuamente si trova sempre che c'è una soluzione che può migliorare il problema, con un passo che diventa innovativo, che va avanti, e questo è il segreto del nostro lavorare a bottega, del nostro imparare facendo. Il mio CAD è la matita ancora, e il braccio è il mio plotter, che tutto questo trasforma questo CAD, insomma, in immagini che poi vanno elaborate, perché poi tante volte i pensieri complessi possono essere il nostro cervello, non è che ha la potenzialità di un computer certe volte, per cui io vado a pacchetti che mano a mano trasformo, le idee li elaboro, le lascio lì, le lascio decantare per qualche giorno, poi vado a vedere se ancora l'idea è buona. Certe volte dico, ma che ho pensato 3 giorni fa, era una stupidaggine tremenda, certo. E allora ho cancellato, no? E li cancello, ecco, si vanno una volta a pacchetti, ma vengono fuori dalla nostra mente, e secondo me i giovani tante volte che mancano sono molto più creativi, almeno dell'età mia, a 86 anni, insomma, non mi posso paragonare a un giovane che ha la mente fresca e creativa. Oh, grazie. Ancora resisto, è la mente creativa di un giovane, e per questo io consiglio, ma anche a livello politico, di cominciare a pensare di un modo di far lavorare le persone di una certa età, che molte sono andate in pensione ma hanno una grande esperienza operativa, insieme a dei giovani che possono trasformare questa esperienza operativa con i nuovi mezzi in prodotti per il futuro. Non solamente di mandare le persone, ripeto, una certa età, ai giardinetti o magari a fare i nonni, per carità, sacrosanti come attività, ma devono stare a doppio comando, come si fa in aeronautica, con i giovani, e stradarli verso questo, il pensiero creativo, e unire la loro esperienza. Questo, secondo me, credo che dovrebbe essere considerato abbastanza, perché ancora le persone anziane possono ancora dare moltissimo, molto. Penso, questo è il mio pensiero, poi forse ci sarà in contrasto politico, non lo so. Ma perché? Posso aggiungere una cosa sulla matita? Ricordo che Achille Castiglioni, quando insegnava al corso al Politecnico, non c'era ancora il corso di disegno industriale, però c'era, diciamo, l'attamento verso il design. E lui era un corso. Giorno di che durava 5 minuti come tutte le lezioni, su come si tempera e questa la dice lunga su questo oggetto, no? Perché è il nostro strumento primario, cioè è inutile. Io quando insegnavo, e ho insegnato per un po' di anni, mi mandavano in bestia, scusate l'espressione, gli studenti che arrivavano lì già con un rendering fatto, finito, bellissimo magari il rendering, ma l'oggetto era assolutamente inutile o impresentabile o improducibile, e questi avevano speso tempo lì con il loro software a creare degli oggetti. Dico, ma prima disegnate, voi dovete venire qua con una pigna di disegni, non con un disegno fatto a computer che non ha significato, però è una cosa difficile da far capire. Io credo che la matita sia ancora lo strumento primario del nostro lavoro. Sicuro. Dell'innovazione, certamente, perché l'innovazione metabolizzata e consapevole
passa dalla mente analogica diventa matita, poi si digitalizza, certamente, ben venga la digitalizzazione, certo, certamente. Va benissimo. Sarà un processo successivo, certo. Certo, ci aiuta moltissimo la digitalizzazione, cioè vedere certi oggetti, vederli da tutte le parti, girarli così. Però un bel modello di legno, fatto come li faceva il nostro modellista di una volta a Milano, Sacchi, che c'è pure un archivio di oggetti, che tra l'altro adesso sono a Museo del Compasso d'Oro, e sono bellissimi, cioè ci sono oggetti che, io dal Sacchi ho visto la lampada Tizio fatta in legno, che è tuttora esistente, cioè che quei tubettini di metallo, che tu dici, ma come ha fatto a farlo in legno? Eppure lui ci era riuscito, e quella è l'oggetto da cui è derivata la lampada. Uguale, non hanno modificato quasi niente. Se posso fare un intervento, perché l'altro ieri ho visto questo incontro all'Università di Bari, questo design Adriano, che se ben ricordo. Sì, Adriano. Che demandava un po' la plastica. Ha detto che io amo la plastica perché appartengo ad altri tempi. Però ecco, consideravo anche, secondo quello che lui asseriva, che la plastica ha anche i suoi vantaggi. Per esempio usa un sesto della temperatura per la trasformazione da prodotto finito, per appunto preparare a prodotto finito, e questo è ancora importante. Poi non si ossida. Parlava del legno. Il legno, tante volte per fare le cose in legno bisogna abbattere un albero ancora vivo, e un albero produce ossigeno. Per cui tante volte bisogna allargare un pensiero alle conseguenze che può dare. La plastica ha i suoi problemi, cioè non bisogna usarla male, né raccoglierla male, né trasformarla male. Perché se uno progetta per il riciclaggio, e noi dei design dobbiamo progettare anche insieme agli ingegneri per il riciclaggio successivo, e fare dei prodotti che possono essere riciclati più volte senza buttare via questo materiale, ripeto, è un materiale prezioso. Nel nostro corpo umano molte protesi sono ancora di plastica, mica sono di legno. Per cui bisogna, ogni materiale ha le sue caratteristiche, per cui bisogna usarlo e capire dove poi questo materiale andrà a finire, come andrà riciclato, come andrà conservato, capirne bene le sue caratteristiche meccaniche, tecniche, eccetera, eccetera. Gli esempi che hanno portato a dei problemi, ecco. Insomma, bisogna vedere il prodotto oltre il naso, un'analisi allargata ogni volta che uno disegna qualche cosa, quello che sarà la manutenzione, la conservazione, il riciclaggio, il packaging. Mi ricordo che, qualche tempo fa, sono stato incaricato dalla Sapienza, dove insegnavo design, venne fuori un bando di concorso per le idee del Lazio, io sono stato assegnato insieme alla Sapienza come design ADI, con dei giovani per un liquore di un'azienda che faceva del liquore qui nel Lazio. E con questi studenti, quando ci siamo incontrati per fare qualche cosa, mi concedo su a buttare dei disegni per vedere cosa si poteva fare per questa azienda. A che io dico: fermatevi ragazzi, ma conoscete l'azienda, le sue potenzialità, conoscete il loro ufficio tecnico come ragiona, conoscete gli investimenti che può fare, conoscete la concorrenza di questa azienda, conoscete come distribuisce i propri prodotti, come ricicla e tutta questa qui. Allora mi hanno risposto: ma perché bisogna sapere tutto questo per progettare una cosa? Certo che bisogna saperlo, certo. Il 75% certe volte del nostro lavoro è l'acquisizione dei dati, per poi questi dati creare il prodotto che sia più rispondente a tutti questi dati. Il resto, se no, è fantasia, è arte. Ecco, io delle persone che fanno degli oggetti che sono delle opere d'arte. Ma non sono non è design quello, è un'altra cosa, è assolutamente un'altra cosa. E questo tante volte è difficile capirlo da parte di alcuni che pensano che la propria idea, la propria creatività, quello che uno vede. Io qualche volta ho fatto delle cose che hanno avuto successo, ma a me non piacevano assolutamente.
ma rispondevano a tutte quelle cose lì. Io non me ne sarei mai portato a casa certe cose che ho fatto, perché proprio non erano del mio consumo, no? O delle mie cose. È questo che bisogna avere una mente allargata a tutto quello che succede nel nostro mondo dell'impresa, che oggi bisogna fare tante imprese. Insomma, io credo che oggi bisogna ricostruire un mondo come è successo nell'ultimo dopoguerra, di piccole imprese, di giovani che ricominciano, non dico dal sottoscala, ma quasi come abbiamo come hanno fatto i nostri padri, ma ricominciare mano a mano l'impresa che venga fuori, piano piano. Oggi sono pure in vantaggio sia di avere i finanziamenti certe volte, ma di avere questo mezzo stupendo di comunicazione che possiamo fare un'indagine su quello che vogliamo fare a 360 gradi senza andare nelle fiere come facevo io, aggirando tutto il mondo a vedere lo che hanno fatto gli altri e inquinare. Io sono anche contrario oggi ai spostamenti, a questi aerei nel quale volavo che consumano il mire del Dio. Un jumbo per andare a New York consuma 100 tonnellate di carburante e 80 per ritornare, perché fortunatamente sono i venti a favore, solamente per avere un incontro, un'idea da qualcuno. Oggi ci sta questo mezzo stupendo che i giovani possono adoperare, ma facendo tutte le ricerche possibili su quello che uno deve fare, non quello che uno ha desiderio di fare dentro te stesso. Vabbè, ok, chiudo, scusatemi. No, no, invece è interessantissimo quello che hai detto, e volevo sottolineare due passaggi di quello che hai detto che mi sembrano fondamentali soprattutto per gli studenti. Cioè, tu, presentando i tuoi progetti e anche le tue realizzazioni, a un certo punto hai detto: beh, questo mi sono fatto l'aereo come mi piace a me, no? Me lo sono fatto per me. Sì. Questo già apre uno scenario. E oggi hai detto, poco fa hai detto, ho fatto anche delle cose che non me le sarei mai portate a casa. Ecco, allora questo ci fa capire come il mestiere del designer sia un mestiere di servizio. Cioè, noi dobbiamo, nel nostro mestiere, progettiamo le soluzioni più opportune filtrate attraverso il nostro sapere, il nostro know-how, devono soddisfare il nostro cliente. Cioè il nostro cliente in qualche modo è il beneficiario della nostra professione. Il nostro cliente può essere un industriale che quindi a sua volta realizza delle produzioni per un'utenza finale, quindi l'utente finale diventa poi il cliente beneficiario del nostro prodotto, oppure può essere qualche considerazione one-off, c'era la barca progettata pensando ad Agnelli piuttosto che altre, che può essere direttamente, diciamo, il beneficiario del nostro progetto. Però in qualche modo noi progettiamo per terzi. Ecco, questo è il nostro approccio. Difficilmente progettiamo per noi stessi. In qualche circostanza della vita possiamo avere la fortuna di realizzare il progetto della nostra casa, il progetto della nostra barca, il progetto del nostro abito, se amiamo orientarci sul fashion design, eccetera, o un progetto di parti della nostra casa come mobili che possiamo far realizzare espressamente per il nostro ambiente. Però dobbiamo sempre calarci nelle scarpe, come dicono gli inglesi, nelle scarpe del nostro cliente, perché il nostro cliente in effetti è quello che beneficia. Ecco che qualche volta dobbiamo deglutire dei rospi, perché magari con il nostro cliente non siamo perfettamente in sintonia, però dobbiamo cercare di fare del nostro meglio, cioè di mettere a sua disposizione la nostra esperienza, il nostro sapere per realizzare quello che sono le aspettative del nostro purchaser, no? Del nostro committente. Ecco, il committente, non mi è venuta finalmente la parola, più che cliente è proprio la figura del committente, cioè chi ci dà la commessa di progettare. Quindi noi dobbiamo avere questa capacità di immedesimarci nelle aspettative del nostro committente, e allora saremo effettivamente dei buoni designer. Io su questo mi viene uno spunto, e confesso un po' alcuni particolari del mio lavoro, che quando un'azienda mi chiamava per fare un incontro, io gli davo l'appuntamento poco prima di mezzogiorno, e mi presentavo in azienda e loro, data l'ora, mi invitavano a pranzo, e io a pranzo cercavo di aprirli chiedendo
i loro hobby, le loro idee, i loro costumi, la mentalità, quello che loro desiderano nella vita. Insomma, io facevo un po' una psicanalisi, senza che loro se ne accorgessero, di quello che era la persona. Perché? Perché noi possiamo fare il prodotto migliore possibile per quell'azienda, ma se non passa attraverso l'idea di chi è responsabile o di quello che è, non, il prodotto non va. Perché chi ci commissiona le cose, il nostro cliente, anche imprenditore importante, ha la sua idea e bisogna entrare nella sua idea, magari per trasformarla, per fare il prodotto più idoneo all'azienda, secondo le nostre competenze. Però bisogna anche lavorare sull'aspetto umano, sull'aspetto psicologico del nostro committente, e quello è fondamentale. E poi si conosce l'azienda, perché come ho scritto nel mio libretto Design Amore Mio, il design, tante volte il prodotto viene fatto da un padre che potrebbe essere il designer e dalla madre che è l'azienda, che ha il suo utero, che lo fa, e poi da lì nascono i nostri figli, tra padre e madre nascono i prodotti. Poi ci sono anche dei tradimenti, ci sono tante cose. Ecco perché il mio libretto a sto punto ha avuto successo. Uno, ma Adriano, quello proprio l'altro giorno, mi ha detto che lui è architetto e mi ha detto che ha cominciato a fare il design quando ha letto il mio libretto Design Amore Mio. Questo mi ha fatto molto pensare che neanche fosse in distribuzione o in giro questa appunto che ho fatto. Ok? Tanto per ribadire quello che hai detto. Bene, ci sono altre domande? Ragazzi, forza. Abbiamo la fortuna di avere un designer eclettico di 86, hai detto? Quanti anni hai dichiarato? 86, sì. 86 anni, capisci? Capisci? 86 anni. E questo vuol dire che c'è la storia qua dentro. E quindi approfittiamone. Perché come sta Maela, fra l'altro? Salutamela tanto. Eccomi. Sono cellata là dietro. Sì, piacere, sì, di rivederti. Ciao Maela. Grazie, anche per me, infatti. Che mondo di Damasco. Ma tu sei splendida, sei splendida forma, fantastico. Sì. Con l'occhiale rosso. Evviva. Ormai è indispensabile. Questo, guarda, ormai è una talpa completa, senza gli occhiali, guai al mondo. Ma stai benissimo anche con gli occhiali, complimenti. Grazie. Forza ragazzi. Non ci sono altre domande? Non so se i ragazzi magari vogliono sapere qualche cosa sulla vastità dei materiali che sono... che si usano nel campo del design, se vogliono fare qualche domanda su quali potrebbero essere i materiali per il futuro, se, non so, su qualche cosa del genere. Mi rendo conto che forse le domande sono forse talmente tante che è anche difficile individuarne una. C'è qualche domanda sui materiali? Spero che vengano fuori. Poi sulla sostenibilità, sulle scelte, per esempio, sulla scelta di un... sulla responsabilità di un progettista, di un designer, per quelle che sono le indicazioni che si danno sul futuro. Perché suggerendo dei materiali, suggerendo anche stili diversi di comportamento, sia per, diciamo, per rispettare l'ambiente, per... cercare di fare meno sprechi, cercare di essere meno energivori, si devono anche cambiare abitudini e i designer e tutti i progettisti suggeriscono queste innovazioni e questi cambiamenti, proprio in virtù di quello che diceva Fabio, cioè che i designer devono guardare sempre molto avanti e quindi influiscono anche sui futuri stili di vita. Certo, sì, chissà, sì, se c'è qualche curiosità da parte dei ragazzi su questo. Allora, questi sono tutti studenti che sono iscritti al corso di design prodotto evento, quindi c'è questo modo di, come dire, approcciare la disciplina pensando che il prodotto di design non sia fine a se stesso, ma sia all'interno di un meccanismo più complesso, un meccanismo che comprende il prodotto in quanto tale, ma anche tutto il servizio legato all'uso del prodotto. Il servizio legato al fine vita del prodotto, ma anche, diciamo, l'evento che lega alla possibilità di dare al prodotto diffusione e conoscenza sul mercato, e l'evento che invece diventa esso stesso oggetto
del progetto di designer come prodotto immateriale. Pensiamo anche che il designer possa essere l'anima che in qualche modo governa il progetto di un'esposizione. Un'esposizione d'arte che comprende comunicazione immateriale che viaggia sui canali social, che viaggia sulla rete, materiale che viene pubblicata e stampata, e quindi tutto questo aspetto che lega anche al fatto che tutto ciò che viviamo è effimero, compreso le piramidi, cioè nel mondo tutto si consuma, tutto ha un ciclo di vita. Ecco, questo aspetto della responsabilità è un aspetto che questi studenti che hanno scelto in particolare questo corso di laurea sentono molto proprio, cioè sapere che c'è un progetto che ha un tempo definito di esistenza, di applicazione e di utilizzo. Quando siamo cresciuti noi, io stesso quando ho studiato e sono cresciuto, si pensava che le cose si facessero e basta, no? Si fanno. E quindi il fine vita, il ciclo di vita, il servizio legato all'utilizzo, su tutti gli aspetti che erano molto, molto lontani dalla nostra formazione, dal nostro modo di pensare. Invece adesso sono vicini, e per quello che volevo cercare di stimolare su questi aspetti qualche domanda a appunto questo splendido progettista che ha vissuto diversi momenti della società, quindi il momento del dopoguerra dove si costruiva, si faceva senza prescindendo dalla responsabilità anche del designer, del costruttore, dell'utente rispetto a una società fatta da figure umane, ma anche da una società ecologica, cioè da un impatto ambientale, eccetera, eccetera, che oggi è molto presente e molto sentito anche dai nostri ragazzi, dai nostri giovani, che pensano fin dall'inizio che il risultato del loro operare è qualche cosa che si inserisce, che ha un ruolo all'interno del cosmo, di questo mondo che la globalizzazione ha reso piccolo e ha reso presente. Io vi sto parlando in questo momento da Parigi, però sono come fossi lì a fianco a voi a Roma, quindi non ci sono più confini geografici, perché effettivamente il mondo è locale per certi versi e globale per certi altri. Quindi questo global e local diventano due aspetti paritetici che si legano e si avvicinano sempre di più. Quindi vediamo se c'è qualche curiosità, qualche cosa ancora da chiedere. Coraggio, approfittiamone. Certo, le domande così estemporanee diventano poi difficili di fronte a una mare magnum di presentazioni multidisciplinari come quelle che Fabio ci ha illustrato, appunto, dall'aeroplano alla vasca da bagno all'oggetto più piccolo. Infatti, Massimo, quello che pensavo è se per loro può essere una curiosità quella che un designer può progettare tanti oggetti così diversi, cioè come si fa ad acquisire competenze per spaziare così tanto? Non so se questa è una curiosità. Io penso che sia una curiosità ed è una cosa che si va un po' perdendo, cioè questo... Prima Fabio ci ha illustrato, ecco, io non conoscevo della vostra famiglia il fatto che aveste un laboratorio interno dove prototipate le cose, questo è straordinario, no? E questo è uno dei segreti che dà in parte la risposta che Maela hai messo sul tavolo, come si fa ad affrontare così tante cose. Potendo prototipare all'interno del laboratorio si riescono a fare delle sperimentazioni in prima persona direttamente, cose che magari non tutti i designer hanno la fortuna di poter avere, perché delle volte per poter sperimentare sul campo il risultato di un progetto bisogna fisicamente trasferirsi, andare in officina, vedere il prototipo come è realizzato e a quel punto fare fisicamente la prova di interfaccia, di vedere come si tiene in mano, come si prende, come si apre un coperchio, come funziona una seduta, eccetera. E quindi c'è tutto questo processo che allunga fatalmente i tempi di verifica. Ecco, il fatto di avere un laboratorio può invece ampliare il range di operatività, cosa che diventa sempre più difficile, tant'è vero che i nostri designer sono sempre più specializzati a diventare il designer. Se uno fa stringhe delle scarpe, poi finisce che per tutta la vita fa stringhe delle scarpe, cioè si specializza nell'oggetto specifico.
E invece il bello è questa visione un po' all'Archimede pitagorico di vedere tutto il mondo come in fondo poi è tutta la stessa cosa, cioè fare un aereo, fare una barca, fare una vasca da bagno, alla fine l'approccio disciplinare alla creatività è sempre la stessa cosa, è sempre la stessa, no? Esattamente, quello che io dicevo anche nell'ultimo incontro che ho fatto alla Scuola di Miceno, è che noi dobbiamo lavorare con metodo. Il metodo è quello, fa tutta una serie di cose, un'altra fila di cose che per, prima di arrivare a un prodotto bisogna che questo metodo comporti la ricerca, la cosa, la prototipazione, la manualità, l'indagine, tutte queste cose qui, no? Non è solamente un frutto di propria fantasia. Scusa che ti ho interrotto. No, io avevo finito, anzi cercavo, come dire, di trovare degli stimoli per articolare appunto la discussione. Vedo che comunque abbiamo anche Francesco Manzoccoli con noi, che ci ha ascoltato pazientemente, ma ci piacerebbe allargare appunto questa tavola rotonda, questa chiacchierata, gli interventi non solo degli studenti, ma di tutti. Io penso che sia sempre un arricchimento per questi nostri giovani. Io penso che i giovani dovrebbero veramente, a me è sempre piaciuto le critiche, non solamente criticare, ecco, alcune cose. Le critiche sono importanti, non fine a se stesso, ma fine per capire, ecco, per cui i giovani possono anche criticare quello che ho fatto. Allora dai, ti faccio io una domanda cattiva, ma sto disco volante di 8 metri di diametro, su che strada lo fai andare? Le infrastrutture, come si interfaccia? Tetto di un palazzo, negli spazi aperti adiacenti alle zone abitate, e nelle zone in prossimità di hub, di non so, di come si chiamano quelli dove arrivano i pacchi, insomma, centri di distribuzione merci, presso gli ospedali. Quindi non è un'automobile volante, sono io che ho detto. No. È assolutamente un mezzo volante. Le ruote gli servono per spostarsi, per rullare, basta. È quello che Uber, tutto sommato, ma non solo, ma Uber, anche Amazon, anche Elon Musk, eccetera, ci stanno lavorando sopra, pensando che quello potrebbe essere il futuro. Naturalmente è un futuro che va adattato all'ambiente, e l'ambiente deve adattarsi a questo futuro. Ecco, è tutta una serie di cose. Però certo che con l'elettrico, con l'elettricità, oggi si può creare una mobilità sostenibile e anche meno ingombrante, anche a terra, e anche più veloce, anche se la velocità, come ho detto prima, va contenuta, perché la velocità significa consumo, significa disperdere di energie. Bisogna avere una velocità compatibile con l'inquinamento, con tante altre cose. Però ecco, bisogna rivedere un po' la città. Ecco. Mi piace che in questo disco volante mi sono confrontato con delle grandi aziende aeronautiche come la Boeing, ci stanno lavorando, la Airbus, ci stanno lavorando tutti, e io da piccolissimo ho dato la mia idea, lavorano sul sistema dei droni, ma i droni sono pericolosi in città, perché tutte quelle eliche che girano sono abbastanza pericolose. Io cercavo di fare un prodotto non pericoloso, perché quello è importante. Certo, non possono andare per le strade perché 8 metri di diametro, per cui tutto sommato per portare 5 persone, ecco, per cui bisogna stare un po', ecco, adattare l'ambiente a questa mobilità. Chiaro. Ecco, per esempio, questo è uno spunto interessante, cioè progettare un mezzo del genere a decollo verticale, che può essere per trasporto sia persone che merci, oggetti, comporta il riadeguamento delle città per questi mezzi, o anche delle ferrovie, devono avere degli spazi sviluppati, quindi pensare di città con questi nuovi mezzi di trasporto. Forse qualcuno vuole intervenire. Qualche microfono acceso, forse. Mi sentite? Sì, ti sentiamo e ci diamo del modo in questa tavola rotonda. Buonasera, io mi chiamo Francesco.
A parte che vi sto seguendo e ho seguito tutte le cose che sono state nei precedenti programmi, sono di un interesse unico, ma quello che volevo porre invece al maestro Fabio Lenci, prima di tutto, se quella open house a Roma 2019 si terrà. 2019 in che senso si terrà? Era quella che era la 2019 dove ho partecipato, e la 2021 è quella in programma. Ah, non sappiamo, non siamo stati contattati. Ah, è strano, perché no, c'è già nel programma la presenza di Fabio Lenci. E tra l'altro il discorso era quello che volevo porre una domanda. Uno che non è uno slogan, ma è una cosa detta da Fabio, quando dice: a Roma il design lo fanno gli architetti, per questo non decolla parlando di aviazione. Beh, mi spieghi questa cosa, come mai? Ma guarda, lì sono stato frainteso da chi mi ha fatto l'intervista, perché mi è stato chiesto: ma perché il design a Roma non decolla? E allora, fra tanti argomenti che io ho tirato fuori, anche perché l'università non ha un laboratorio, è questo. Ho anche detto che purtroppo molti identificano il design con l'architettura. È vero che certe volte la base architettura è importante, però se noi andiamo ad analizzare bene, noi abbiamo il design con l'architettura in comune, forse la matita, perché in realtà le basi di progettazione non è per un luogo, per una normativa locale, per un cliente, per l'investimento con le sue idee, è per un mercato globalizzato. Oggi bisogna pensare al mondo, non a un sito. E poi non lavoriamo con quei materiali che lavora l'edilizia. Insomma, adesso vorrei fare un elenco bellissimo, la differenza tra design e architettura e arte, fra l'altro, perché anche lì bisogna fare un distinguo netto. Tante volte si confondono le idee. Io non sono un architetto e non sono neanche capace di fare l'architetto nel modo più assoluto, non ho studiato, non sono capace. Sono due comparti diversi. Naturalmente ci sono i famosi designer che sono anche architetti, ma anche come Ambrogio, tutto sommato, come Francesco, e tutti. Solamente che sono due cose, due specializzazioni diverse, ecco, questo lo volevo solamente dire, ma non perché io dico che gli architetti non sono capaci, ci mancherebbe altro. Sono amici, tra l'altro, e li stimo profondamente per quello che ho fatto. Forse bisogna lavorare insieme, quello sì. Sì, ti ringrazio della risposta, che condivido, nel senso che alla fine l'architettura parte da un progetto, e quello è il significato della parola design, il resto è progetto. Un progetto che l'umanità si fa da sempre. Se dovesse mia nonna pensare ad una cena questa sera, avrà da comprare delle cose, fa la sua lista di tutti gli ingredienti che le occorreranno, e lei sta disegnando in sostanza una cosa, come quello che alla fine pensa ad un film dove si illustreranno determinate cose. Cioè è una proiezione essenziale. Il problema del discorso è quello dell'architetto, che alla fine poteva vantare il possesso dell'essere manualmente quello della matita, che oggi invece si è perso. E alla fine le cose che ho ascoltato, e che sono sempre in riferimento al discorso del design, qualcuno si chiederà: ma scusate, ma quello che ha progettato il mouse, che cosa ha usato per disegnare il mouse? Che avrà fatto anche egli un progetto, no? Che avrà pensato come l'avrà fatto, mica con lo scalpello dell'uomo primitivo, ma avrà usato una matita, e lui è un erede di questa cosa. Allora, queste considerazioni sull'uso della matita, che guarda caso, grazie a tutti, all'interesse che tutti quanti hanno nei confronti della preparazione, non si va più con il tablet, ma si va con la matita, perché ti veniva anche l'idea, e me sempre l'ho sempre pensata, che se un capo cantiere in un cantiere chiede a qualcuno come ad apporre in qualche maniera, vuole un dettaglio, un tempo la gente prendeva un lapis e glielo disegnava contro l'intonaco. Oggi che faccio io? Dico al capo cantiere: momento, ho lasciato il mio computer, andrò in studio, poi le do la risposta. Questa necessità di dare un comando, che poi è un segno grafico, è quello che forse accompagna anche i direttori di orchestra. Allora,
la matita è la base della cosa. Qualcuno dice: io faccio tutto con il mio computer. Lui non fa niente con il suo computer, che guarda caso è stato disegnato da una matita. Io mi complimento con Fabio Lenci, perché lo seguo da sempre, nel senso che anche la mia vasca da bagno, comprata un po' di anni fa, è una cosa disegnata da te. Quindi bravo in tutti i sensi, perché tu sei un'essenza che non è il derivato di un diploma scolastico o di qualcosa, ma è un qualcosa che secondo me l'uomo primitivo ha sempre avuto, se no noi non saremmo arrivati a stati di conoscenza, del muoverci. Penso a chi ha inventato per prima le scarpe, da dove sono venute, non sarà stato il famoso Prada, non so, o chi. Però l'uomo primitivo ha pensato a lasciare anche le sue situazioni, fosse con lo scalpello, incidendo una pietra, usando un materiale per comunicare con qualcun altro. Questo è il discorso del progetto, e noi tutti quanti facciamo progetti, compresi quelli che fa mia nonna per preparare la cena. Grazie per l'attenzione. Grazie a te dell'intervento, è stata una gemma che ci arricchisce, ci fa pensare. Io vorrei ringraziare tantissimo Fabio e Maela di averci messo a disposizione la loro produzione, questo meraviglioso atelier familiare, e averci dedicato queste bellissime 2 ore di tavola rotonda tutti insieme. Veramente un piacere nel rivederli, dopo tanto tempo, anche se in forma liofilizzata, e di avervi qui ospiti per noi dell'Università di Genova. Volevo ringraziare Adi per questa meravigliosa iniziativa, molto molto viva, molto apprezzata, sempre presente, vedo che siamo ancora in tanti qua presenti ad aver seguito queste pillole, queste puntate, che poi si sono riverberate anche in tantissime altre istituzioni italiane. Noi abbiamo avuto la fortuna come Università di Genova di aver avuto comunque 4 interventi, tutti brillanti, tutti molto, molto di interesse, compreso l'intervento dell'avvocato 2 settimane fa, che è stato simpaticissimo, oltre che molto tecnico, molto simpatico. Darei la parola ad Ambrogio per i saluti finali, per chiudere, e ringrazio ancora di questo dono che ci avete fatto. Ambrogio. Grazie mille, grazie a tutti per la partecipazione, grazie agli studenti che hanno pazientato tutto questo tempo. Credo che l'incontro sia stato molto bello, io non avevo dubbi, perché Fabio lo conosco da molti anni, quindi abbiamo anche fatto dei progetti insieme alcune volte, però eravamo dei concorrenti amici, cioè ognuno disegnava, se disegnavamo nello stesso settore, però ci rispettavamo, cosa che non sempre succede, purtroppo. Mi è piaciuto molto il concetto della matita, sono perfettamente d'accordo. Mi piace molto il lavoro di Fabio, perché è un lavoro che ha sempre tenuto conto della tecnologia e dei materiali, no? Quel letto, per esempio, così futurista, cioè nel senso che aveva già dentro tutto quello che poi è arrivato dopo con l'informatizzazione dei processi e dei prodotti, no? Ed era molto avanti per i tempi. Questo mi piace molto, perché non sempre gli oggetti devono essere, sì, è giusto che siano vendibili, che siano belli, che siano funzionali, che aiutino le persone a vivere. Io per l'età che ho, sono stato educato che un oggetto dovrebbe durare nel tempo, no? Quindi educare sempre. Io faccio sempre l'esempio della famosa lampada di Castiglioni, l'arco, che io ho in casa mia da quando sono sposato, quindi da molti anni, e nonostante tutte le volte, la vedo tutti i giorni, ci pranzo tutti i giorni sotto di essa, ma mi dà ancora una soddisfazione dal punto di vista della luce che fa, del modo in cui ci si sta a tavola, che nonostante sia un oggetto che è stato disegnato quasi 50 anni fa. Quindi quando si riparla di sostenibilità, se un oggetto fosse fatto sempre bene, sempre che dura nel tempo, non ci sarebbe neanche bisogno di riciclarlo, perché io vorrei sapere chi è che si disfa di una lampada come l'arco. Assolutamente, cioè non gli viene neanche in mente, piuttosto la vende come
credo che ci sia un fiorente mercato di questo tipo di oggetti usati. Comunque, niente, direi che sono le 2:20, quindi abbiamo cominciato con qualche minuto di anticipo. Abbiamo cominciato con qualche minuto di anticipo. Ci consentiamo di andare nella prossima riunione. Ecco, io ho giusto il tempo di bermi un caffè, vado nella prossima riunione. Ringrazio tutti, ringrazio l'Università di Genova per la disponibilità, ringrazio Fabio